Una volta conferiti nelle campane, i rifiuti vengono raccolti da appositi mezzi. I rifiuti recuperati con la raccolta differenziata arrivano presso gli impianti di trattamento e di selezione. Qui vengono selezionati per singole frazioni, eliminando eventuali materiali non idonei. Così separati, i vari materiali vengono reintrodotti nel ciclo produttivo. I metalli ferrosi vengono separati nell'impianto da apposite calamite e successivamente destinati alle acciaierie per essere fusi e riutilizzati. Le latine in alluminio vengono separate dai metalli e destinate in fonderia per il recupero dell'alluminio. Il vetro viene consegnato alle vetrerie in sostituzione della materia prima per la produzione di nuovi contenitori e oggetti in vetro. I contenitori in plastica come bottiglie, fustini, taniche, tubi, casse, vengono imballate e successivamente avviate tramite un nastro trasportatore ad un mulino per la triturazione. All'interno di quest'ultimo, il materiale plastico passa attraverso una griglia per la verifica della pezzatura. Infine, per mezzo di un aspiratore e di un separatore ad aria, viene avviato ad un silos di stoccaggio per essere successivamente insaccato in big bag.